Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Oggi scopriremo come funziona e come si guida il Frecciarossa 1000. Di solito quando viaggiamo su questo gioiello di ingegneria tutto italiano siamo dei semplici passeggeri, ma non oggi, perché ho le chiavi della porta segreta, della stanza dei bottoni, e io ovviamente vi porto con me. Eh sì, perché vi porto nella pancia della balena, ovvero nella cabina di guida, dove le telecamere, beh, non erano mai entrate fino a oggi. Eccoci nella stanza del potere. Ma ora che abbiamo il privilegio di essere in questo luogo sacro, beh, cerchiamo di capire cosa si nasconde sotto i nostri piedi, come è fatta questa meraviglia della tecnica. Beh, intanto il Frecciarossa 1000 è un treno bidirezionale, significa che è assolutamente simmetrico e questo gli permette di arrivare anche in una stazione di test e di ripartire senza fare manovre. In più è un treno a potenza distribuita. Che cosa vuol dire? Beh, che i motori e la trazione è distribuita, come dice la parola, lungo tutta la lunghezza del treno e non è concentrata soltanto nella motrice di testa come avveniva fino a un po' di tempo fa. Qual è il vantaggio? Beh, che in questo modo riesco a scaricare a terra tutta la potenza, o meglio, la coppia, in maniera più omogenea ed efficiente, e quindi non avrò rischi di slittamenti, cioè di buttare via motricità. Eh sì, perché ho scoperto che i treni, volendo, possono fare un po' come le auto, cioè fare i burnout, ma non è una cosa positiva sul treno, perché ovviamente se non si riesce a scaricare a terra la motricità il treno slitta e non parte. Qui non ho le gomme, cioè ferro su ferro, la ruota sul binario, e quindi ho molto meno grip, molta meno aderenza. In più il Frecciarossa 1000 è un treno a composizione bloccata. Qui ho 8 moduli, o meglio 8 carrozze, e ognuna è fondamentale. Ne togli una e il treno non funziona più. 4 sono carrozze portanti, ma le altre 4 sono carrozze motrici, cioè quelle che sotto nascondono i motori. Beh, voi siete abituati con le vostre belle macchinine elettriche ad avere il vostro singolo motorino elettrico davanti, al massimo ne avete due quando avete la configurazione a trazione integrale. Beh, il Frecciarossa 1000 invece non bada a spese, perché di motori, sentite quanti ne ha, 16, così distribuiti, 4 motrici che hanno ciascuna 2 carrelli e ogni carrello ha 2 motori. È importantissimo infatti che il treno non superi mai il coefficiente di attrito tra ruota e rotaia, altrimenti ci sarebbe slittamento e non ci sarebbe trazione. Per farlo si usa sui treni più tecnologici come questo la potenza distribuita, ma c'è anche un antico metodo, come direi io, che mi ha particolarmente incuriosito e che c'è anche su un treno così moderno come il Frecciarossa 1000, cioè sulle ruote ci sono dei tubicini che all'occorrenza possono sparare un po' di sabbia per fare più grip, per fare più attrito e quindi per evitare i burnout, o meglio gli slittamenti. Quando viene utilizzata questa operazione? Beh, in condizioni di scarsissima aderenza, per esempio quando piove. Ma adesso mi metto comodo, perché le cose da raccontare sono tanti e stiamo entrando nel vivo del Frecciarossa 1000, perché vi volevo parlare della sua potenza, cioè di quello che è in grado di scatenare quando si va giù tutto, come dico io. Intanto è il treno più potente mai costruito in Italia, 9,9 megawatt. Cosa significa? Beh, che abbiamo più o meno, andiamo a spanne, 14.000 cavalli, quindi se vi sentite fighi con la vostra Bugatti Chiron, beh, è solo perché non avete ancora portato al limite il Frecciarossa 1000. E quando il macchinista apre tutto, beh, lui scarica sui suoi 16 motori la bellezza di 400 kN di coppia, che equivalgono a 400.000 newton per metro, non so se mi spiego. Dovete immaginare che questo treno è in grado di scatenare la stessa coppia di più o meno 400.000 Koenigsegg.
questi numeri così fenomenali permettono al Freccia Rossa 1000 di accelerare da 0 a 300 in 4 minuti in modalità boost. Gli servono più o meno 8 km per raggiungere la massima velocità disponibile. Sì, perché sulla rete ad alta velocità italiana questo è il valore che può raggiungere per legge, ma non vuol dire che questo sia quello massimo raggiungibile. Infatti, durante alcuni test sulla Milano-Torino, proprio un 1000 qualche anno fa è riuscito, pensate, a toccare i 394 km orari. Anche qui entriamo in territorio di Bugatti. Il treno e il progetto è già pronto per viaggiare comunque a 360 km orari, che permetterebbe per esempio di collegare Roma e Milano in 2 ore e 20 minuti, ma attualmente il Ministero dei Trasporti non ha ancora dato il semaforo verde, giusto per rimanere in tema, per abilitare questo tipo di velocità. Numeri veramente da far girare la testa, che ho dovuto leggere due volte per accertarmi di non raccontarvi qualche castroneria, e che sono ancora più incredibili in relazione al quantitativo di persone che questo mezzo speciale riesce a trasportare. 457 è la capienza massima di passeggeri che possono viaggiare a bordo di questo treno, ma il Frecciarossa 1000 ha un asso nella manica. Sì, perché è indivisibile, abbiamo detto, ma volendo lui può raddoppiare. Eh sì, perché c'è una modalità di guida che permette di gemellare un altro treno, quindi altri 8 moduli, e in questo modo voi capite che la capienza raddoppia, ma le prestazioni rimangono completamente invariate. Si può viaggiare comunque alla massima velocità, si può avere tutta l'accelerazione e soprattutto più o meno 1000 passeggeri vengono comunque pilotati sempre da un solo macchinista. Pazzesco! Ma ora io volevo raccontarvi tutte le meraviglie, tutti i bottoni che ci circondano. Intanto vi presento Emanuele, che sta guidando questo gioiello. Emanuele è un macchinista, un istruttore. Se lo vedete un po' taciturno, beh, non è perché non gli stiamo troppo simpatici, ma perché è concentrato durante la guida ed è bene sempre non disturbare il macchinista che sta conducendo il treno. E quindi vediamo se ho capito bene tutto quello che ci circonda. Intanto partiamo da qui, da questo pannello nero, che infatti nasconde la scatola nera che registra tutto quello che avviene qui e tutto quello che sta facendo il treno. Qui invece alla mia sinistra c'è questo pannello pieno di switch, di interruttori, la maggior parte dei quali, vedete, sono piombati perché assicurano delle funzioni di sicurezza che sono da utilizzare solo in estremo caso di emergenza e di anormalità. Per esempio, questo comando manipolatore di trazione ci permette di escludere la manetta, cioè la mia leva di trazione in caso ci siano delle anomalie, e di usare quella di scorta, diciamo. E anche quest'altro selettore è interessante perché, vedete, il treno in caso di emergenza può andare a soccorrere un altro in avaria e rimorchiarlo come se fosse un carro attrezzi. Beh, poi qui rosso, inequivocabile, imponente, il freno di emergenza, da non schiacciare mai, devo stare attento a non premerlo per errore, infatti mi fa un po' paura. Qui da questa plancetta abbiamo intanto il controllo del clima della cabina di guida, ma da questi invece tre bottoni superiori controllo alcune modalità dell'impianto frenante. La più interessante è questa, la modalità tunnel. Cosa vuol dire? Sul muso il Frecciarossa 1000 ha dei pressostati che hanno il compito di misurare la variazione di pressione che si verifica ogni qualvolta il treno si lancia dentro un tunnel, dentro una galleria, proprio come stiamo per fare ora. A questo punto l'impianto di condizionamento di tutto il convoglio opererà una contropressione per non farvi tappare le orecchie, quindi per garantire massimo comfort ai passeggeri. Questa mi mancava. Spostandoci più a sinistra troviamo quello che io chiamo un po' parco giochi sui mezzi speciali. Perché? Beh, perché c'è la tromba bitonale del Frecciarossa 1000 e ho l'esclusivissima opportunità di azionarla, e quindi io l'aziono e la dedico a tutti voi. Vado, Emanuele? Vai. Vado. Posso anche variare? Siamo al top. Ma
andiamo avanti perché non bisogna abusare di questi sistemi e troviamo altri comandi molto importanti, la regolazione delle luci in galleria, i full LED ci danno grande visibilità, dovete pensare che stiamo andando molto veloce eppure abbiamo profondità di campo, poi il tergicristallone e anche il parabrezza riscaldato come sulle auto di alta gamma, perché ovviamente non si può viaggiare con il vetro appannato. Questi due manometri ci indicano lo stato di funzionamento dell'impianto pneumatico che si occupa dei freni e poi di fronte a Emanuele c'è il pannello di controllo principale dove vediamo ovviamente la velocità in tempo reale. Adesso vediamo la configurazione classica del sistema SCMT, quello che si usa sulla rete tradizionale a 3 kV, ma adesso vedete entriamo nel tratto dove cambia la tensione, siamo passati a un sistema di monitoraggio completamente diverso, molto più sofisticato, che si basa in questo caso sulle onde radio. Qual è la differenza principale? Di fronte a noi non abbiamo più alcun tipo di segnale luminoso visivo, non abbiamo più i semafori, il rosso, il verde, tutto ora viene comunicato direttamente da qui. Sulla destra vedete che tra l'altro c'è un altro pannello che è praticamente identico ed è spento, ed è giusto che sia così perché come sugli aeroplani abbiamo la tecnologia ridondante. Nel caso in cui ci fosse qualsiasi problema al monitor principale, beh, Emanuele ne ha uno di scorta. Ma ci siamo portati da quest'altra parte perché da qui riesco a farvi vedere forse il comando principale dell'intera cabina, il vero collegamento tra uomo e macchina, che è questa leva. La leva del potere, come la chiamo io, ma il termine tecnico è TBC, Traction Brake Control, lo dice la parola, ci permette di dare trazione, quindi di accelerare, ma anche di frenare, tutto in un unico comando. Sulla destra il macchinista ha un'altra leva che in questo caso però agisce esclusivamente sull'impianto frenante pneumatico, infatti vedete la misura in bar del livello di azione. Al contrario di quanto si potrebbe credere, questi comandi non azionano le frecce, l'indicatore di direzione, anche perché non ci sono, ma l'invertitore, cioè il comando che permette al treno di avanzare oppure di fare una sonora retro. Sulla vostra automobilina vi gasate col display da 12.3 pollici interamente digitale, magari personalizzabile? Beh, invece no, qui sul Frecciaressa 1000 abbiamo molto di più, la IDU, Interface Driver Unit, un pannello di controllo che ci dà una miriade di informazioni. Intanto la tensione di linea, cioè il tipo di corrente che stiamo utilizzando per muoverci adesso, e ora stiamo usando 3700 volt perché siamo sulla rete a corrente continua. Nella colonna a fianco vediamo la corrente che attualmente stiamo consumando, 620 ampere più o meno, eccoli qui, e qui invece i kilonewton che stiamo scaricando a terra, pochi perché siamo leggermente in discesa e il treno è lanciato a 250 orari. Infine la velocità. Questo monitor, mentre siamo in movimento, ci permette di vedere lo stato treno. Emanuele è troppo gentile, in tempo reale ci fa vedere tutte le 8 unità come stanno, cosa stanno facendo i motori, i pantografi e insomma lo stato di salute del treno in movimento. Quando invece il treno è fermo, da questa unità si possono fare tantissime cose in più, come per esempio abilitare o meno alcuni motori. Quest'altra leva che vedete qui è particolarmente interessante, secondo me può essere un po' assimilata al nostro cruise control. Da qui il macchinista decide a quale velocità vuole procedere, 300 orari, e il treno a quel punto, salite, discese, manterrà sempre quella velocità. Da quest'altro pannello abbiamo altre leve molto importanti. Intanto possiamo decidere quale pantografi, no, abbassare o alzare, e soprattutto da questa leva importantissima decidiamo se passare dalla rete a 3 kV a quella a 25 kV e quindi dalla rete convenzionale a quella ad alta velocità, che è in corrente alternata come vedremo dopo. Altra analogia col mondo delle auto, questo tasto rosso, lo vedete? Beh, è il freno a mano, che però sul treno si chiama freno a molla. Questi altri comandi mi hanno incuriosito. Questo permette di fare il gemellaggio, no? Vi dicevo, quando il Frecciarossa si unisce a un altro e raddoppia, diventano gemelli. E invece il pulsante giallo parking permette di continuare ad alimentare tutti i sistemi di bordo, per esempio il condizionamento o anche la corrente utile per ricaricare il vostro smartphone o laptop mentre lavorate, anche quando il macchinista arriva in una stazione di testa e deve spostarsi dall'altra parte. E chiudiamo con questo pannello molto
oscuro, che invece è semplicemente un telefono per mettersi in contatto, per esempio, con la sala operativa delle Ferrovie dello Stato. Al centro poi c'è un tablet, scusate, mi viene da ridere, ma sembra che stiamo facendo la recensione di un'auto. Avviso, prossima fermata. Avete sentito un comando vocale, diremmo noi, è il tablet che avvisa il macchinista che stiamo arrivando in una stazione, in questo caso nella bellissima Firenze. Tablet che fornisce al macchinista, Emanuele in questo caso, tutta una serie di informazioni molto utili, come per esempio il timing, quindi il tempo di percorrenza, le diverse fermate. Siccome la potenza è nulla senza controllo, è un mezzo speciale molto veloce, ha bisogno anche di un impianto frenante molto potente, e il Frecciarossa 1000 vi assicuro che ha un impianto frenante davvero eccezionale, che sfrutta una tecnologia elettropneumatica. Come funziona? Beh, le parole ci aiutano sempre in questo caso. Elettropneumatica, quindi una parte della frenata avviene grazie ai motori elettrici, proprio come avviene nelle nostre amate automobiline elettriche, per l'appunto, o anche ibride, nel senso che i motori hanno la facoltà di invertire la polarità trasformandosi in dei generatori. In questo modo fanno rallentare il treno, recuperando al tempo stesso preziosa energia che non viene sprecata. La frenata rigenerativa delle automobili stiva l'energia preziosa recuperata in una batteria, solitamente agli ioni di litio. Il treno invece no, la reimmette direttamente in rete. Se stiamo viaggiando sulla rete tradizionale, si potrà reimmettere energia soltanto se in quel momento la tensione è tra 2900 e 3900 volt. Se siamo superiori a questo valore, dove finisce questa energia recuperata? Beh, il Frecciarossa 1000 la butta dentro dei reostati, cioè delle resistenze, e questa energia verrà poi dissipata sotto forma di calore. Ma quanto è grande questa capacità rigenerativa? Beh, mi hanno spiegato che durante la fase di rigenerazione il Frecciarossa 1000 è capace di ributtare nella rete centinaia e centinaia di volt, quindi una bella capacità. Ma la frenata è elettropneumatica, e quindi c'è anche un impianto di frenatura pneumatico, quindi simile a quello che troviamo sui nostri amatissimi mezzi pesanti, i camion per intenderci. Il macchinista chiede una determinata potenza frenante, poi sarà il treno autonomamente a distribuirla tra frenata elettrica e frenata pneumatica. La frenata pneumatica agisce sulla bellezza di 80 freni a disco, ma non dovete immaginare il freno a disco della Panda, perché mi hanno spiegato che uno di questi dischi è praticamente grande come un bel tavolo da cucina. E i dischi sono così distribuiti: sull'asse portante ce ne stanno 3 all'interno, un po' come avveniva sulle Alfa Romeo con schema transaxle o sulla 2 cavalli. La potenza frenante di questo impianto così complesso è spaventosa. Il Frecciarossa 1000 riesce a frenare una volta e mezzo il suo peso, quindi ha una potenza frenante, potremmo dire, del 180%. La cosa interessante è che però il treno è dotato, sempre per fare un'analogia, sia dell'SP che dell'ABS, sempre per tradurre nel linguaggio automobilistico. Eh sì, perché non è che tutti questi 80 dischi, quando vengono chiamati in causa, frenino alla stessa maniera, perché diverse centraline sono in grado di variare la potenza frenante sul singolo disco a seconda delle condizioni. Per esempio, sui freni di un vagone particolarmente scarico si andrà ad agire con una potenza frenante maggiore. Questo perché, proprio come avviene sui veicoli, sulle automobili, bisogna assolutamente scongiurare il rischio di bloccare, di andare al bloccaggio. Come fa l'ABS? Come fa il sistema a sapere quanto carico c'è sul singolo vagone? Beh, ve lo spiego attraverso le sospensioni. Dovete sapere che il Frecciarossa 1000 è famoso in tutto il mondo per il livello di comfort eccezionale che riesce a garantire ai suoi passeggeri. Per raggiungere un simile risultato, che fa invidia ai tedeschi, beh, il sistema sospensivo si basa su due livelli. Un primo, meccanico, più tradizionale, che sfrutta delle molle che collegano le ruote ai diversi carrelli, e poi un altro molto più raffinato che utilizza dei cuscini ad aria, quindi abbiamo delle sospensioni pneumatiche come sulle auto di altissima gamma, come può essere una classe S o una Maserati Levante.
Tra ogni carrello e la carrozza sono piazzati due cuscini riempiti ad aria in pressione fino a 9 bar. Cuscini che riescono a smorzare le oscillazioni a cui è sottoposto il convoglio, ma cuscini che riescono anche a comunicare alle centraline dell'impianto frenante il livello di carico di ogni singolo vagone. Studiando la tecnica delle Frecciarossa 1000 ho scoperto anche una particolarità tutta italiana. Eh sì, perché la nostra rete nazionale ferroviaria dopo la Seconda Guerra Mondiale nasceva con corrente continua. Questo aveva costretto i treni fino agli anni 90 ad adottare dei motori enormi per riuscire a ricavare comunque grande potenza pur avendo un voltaggio molto basso. Con gli anni però si è capito che era preferibile sfruttare la corrente alternata come avviene all'estero. In questa maniera infatti è possibile sfruttare motori elettrici molto più compatti che riescono a girare a regimi di rotazione più elevati e soprattutto che riescono a recuperare energia invertendo la polarità. Proprio come quelli del nostro Frecciarossa 1000 che ha la possibilità di digerire qualsiasi tipo di corrente, sia alternata che continua. Quando il Frecciarossa 1000 viaggia sulla rete a bassa tensione utilizzerà quindi un inverter che trasforma la corrente continua in alternata con cui andare ad alimentare i motori elettrici. Quando invece viaggia sulla rete ad alta velocità la corrente è già alternata, l'inverter non serve ma servirà comunque un trasformatore per adattare questa enorme tensione, 25.000 volt, a una tensione più umana, digeribile ed utilizzabile dai motori. Correnti così diverse sfruttano circuiti diversi, uno per la continua, uno per l'alternata, e questo, a differenza di quanto avveniva sulle TR500, ha permesso di avere migliore affidabilità. E in più il Frecciarossa 1000 può anche funzionare a metà. Eh sì, perché in caso di malfunzionamenti il macchinista può usare il sistema solo di un semitreno, cioè di metà treno, e continuare a viaggiare anche alla stessa velocità. Come se non bastasse, il Frecciarossa 1000 è degno di una vettura di Formula 1, perché è dotato addirittura di una telemetria vera e propria, che in tempo reale è in grado di comunicare alla sala operativa delle ferrovie dello Stato italiane lo stato di salute del treno e il livello di efficienza di tutti i suoi sofisticatissimi sistemi. Questo treno viaggia sfruttando la tecnologia più avanzata al momento a livello europeo, uno standard di livello 2, che significa che tutte le informazioni di spazio e velocità arrivano automaticamente direttamente sul display di fronte a Emanuele. Questo significa che lui in qualsiasi momento sa a quanto può andare. Vedete che c'è una corona grigia esterna al tachimetro, un po' come avviene col cruise control adattivo delle nostre auto. Ecco, lui potrà andare fino a quel punto. Questa tecnologia sfrutta le onde radio, mettendo in comunicazione in tempo reale il treno a quella determinata velocità con tutte le strutture della rete, come per esempio gli scambi e i deviatori. Il bello è che il Frecciarossa è un treno interoperabile, significa che è progettato per funzionare indipendentemente dalla rete su cui viaggia, quindi è progettato per muoversi in Italia, ma anche in altri paesi europei. Per questo ha diversi pantografi, 4 per l'esattezza, 2 che lavorano a 3 kW e gli altri 2 a 25 kW, perlomeno in Italia. E questo, guardate, è proprio il momento in cui Emanuele ha switchato ed è passato dalla rete tradizionale in corrente continua a 3000 volt a quella in alta velocità a 25.000 volt. Lo fa con quell'interruttore, si abbassa il pantografo che ciuccia la corrente continua e si alza automaticamente quello che invece si becca l'alternata. Lo vediamo, adesso stiamo viaggiando a pantografi bassi, significa che è in corso questo scambio di pantografi, vedete che la tensione di linea è bassissima, era a zero e adesso si sta alzando l'altro pantografo, vedete 25,4, stiamo iniziando a viaggiare in alternata. Tutto questo ovviamente viene automaticamente, l'unica cosa che deve fare Emanuele è switchare quell'interruttore. È il treno a segnalare al macchinista quando arriva il momento di fare questo passaggio, perché voi capite che stiamo viaggiando ad altissima velocità e non sono ammessi errori. È impressionante sapere che in questo momento Emanuele, grazie alla sua professionalità, sta portando a 300 km/h. Emanuele, ci siamo col giù tutto quasi, eh?
ci siamo quasi. 450 passeggeri e una bestia di 202 metri di lunghezza, e voi capite che la responsabilità nelle mani di quest'uomo è veramente enorme, e per questo è importantissima la formazione dei macchinisti. Dite la verità, state un po' invidiando Emanuele in questo momento, perché sono sicuro che tanti di voi vorrebbero essere al suo posto e diventare dei macchinisti professionisti. Ma come si fa? Beh, ce lo spiega Marco Mentuccia, che è il responsabile della formazione proprio di questi piloti così speciali. Marco, cosa suggerisci ai tanti ragazzi che vogliono fare questo bellissimo mestiere? Accettiamo le candidature presso il nostro sito di FS Italiane, lavora con noi. Prendiamo i migliori che risultano da queste selezioni. Prima, un primo scoglio è la visita medica, bisogna superare dei parametri ben definiti, e poi c'è un selettivo percorso di formazione. Dura circa 6 mesi, con 3 esami molto, molto impegnativi. Superati questi esami si passa a una fase di addestramento insieme a un macchinista esperto per altri 4 mesi. All'esame finale si va con tutto il bagaglio di conoscenze e competenze prese. Se si supera, si può essere immessi in questo percorso professionale. Non finisce qui, perché ogni macchinista che è qui sopra è seguito da un istruttore, annualmente fa giornate e giornate di formazione, svolgono sessioni al simulatore dove simuliamo le anormalità, il tutto per offrire un livello di preparazione adeguato allo standard di questo treno. Ma finalmente ci siamo, secondo me, è arrivato il momento di fare giù tutto, vero Emanuele? Vero. Siamo giù tutto, ragazzi, 291 km orari lanciati verso i 300. Qual è l'effetto? Beh, due cose mi hanno stupito. Intanto, il senso di velocità è relativo, perché a differenza delle automobili il treno viaggia sui binari, è molto molto stabile. Non diremmo mai, guardando i binari, che stiamo andando a 300 km orari come ci dice il tachimetro. E questo è un traguardo eccezionale raggiunto dall'estremo livello di comfort che sa garantire questo treno. L'altra cosa che mi ha colpito è il comfort. Siamo a 300 all'ora e si viaggia come su un tappeto volante. E se volete provare l'ebbrezza di attraversare il ponte sul Po a Piacenza a 300 km orari, beh, questo è più o meno l'effetto che fa. Adesso stiamo facendo più o meno 5 km al minuto, pazzesco. Ma la cosa che mi ha stupito ancora di più è che una volta che il Frecciarossa 1000 è lanciato in velocità, consuma molto poco, tra virgolette. Ce lo dice il pannello di sinistra, in questo momento stiamo consumando circa un centinaio di ampere, quindi più o meno 2,5 megawatt, significa 2500 kilowatt. Beh, voi capite che rispetto alla potenza di picco, che è di 10, stiamo usando solo una piccola parte della sua potenza totale. È un treno tutto italiano, perché è stato progettato e costruito da un consorzio Bombardier insieme ad Ansaldo Breda, che poi oggi è diventata Hitachi Rail Italia, ma è costruito negli stabilimenti di Vado Ligure e poi a Pistoia, e viene manutenuto a Napoli e a Milano. Un progetto di cui dobbiamo andare fieri, non solo perché è tutto italiano. A proposito, la carrozzeria esterna, dimenticavo di dirvi che è stata sviluppata da Bertone, che noi conosciamo benissimo per le automobili, ma anche perché il Frecciarossa 1000, pensate, è stato progettato in modo da sfruttare materiali al 95% completamente riciclabili. Questo ve lo racconto perché ho scoperto ogni quante volte deve fare il tagliando il Frecciarossa 1000. Beh, si inizia a 14.000 km per vedere che sia tutto a posto, poi a 42.000 km e poi a 125.000, e a quel punto ogni 500.000 km. Ovviamente a seconda del chilometraggio, alcuni sono previsti, pensate, oltre il milione di chilometri, beh, cambiano gli interventi che andranno eseguiti. In alcuni casi si arriva a smontare e rimontare completamente il treno. Un mezzo speciale ancora più speciale in questa puntata nuova dei mezzi speciali. Se ancora ci fossero degli scettici, beh, basterà dirvi il prezzo per farvi ricredere. Il Frecciarossa 1000, un solo esemplare, costa la bellezza di 35 milioni di euro, altro che hypercar.
Il nostro Roma-Milano ad alta velocità in cabina di regia purtroppo termina qui, ma adesso tocca a voi perché voglio chiedervi se vi è piaciuta questa nuova puntata dedicata ai mezzi speciali e soprattutto cosa vorreste vedere in un ipotetico prossimo episodio. Se volete raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao dal vostro Matteo Valenti, al prossimo mezzo speciale.